che è quella con il Festival di Florina Singiallo. Collaborazioni è una delle parole chiave di Dall'altra parte del mare, ce ne sono tantissime, con tanti festival, con tante istituzioni e con tante realtà. Quella con Florina però è una cosa che per noi ha un affetto particolare, perché Florina è casa. E Florina è casa, tanto che abbiamo chiesto a Enrico Lubino, il sindaco del paese, di essere qua stasera per raccontarci un attimo che cosa è Florina Singiallo. Buonasera a tutti, grazie e benvenuti. Diciamo che la collaborazione con la libreria Cyrano è stata una cosa molto semplice, molto facile, essendo loro di Florina, sia Maria Luisa che Elia. Florina Singiallo è un festival a tema noir e giallo che quest'anno compie il 10° anno. È un festival, è l'unico festival in giallo che abbiamo nella nostra regione e nella nostra piccola comunità, una comunità di 1500 abitanti, che però fa della cultura un perno per tutto l'anno. Non ha questo scenario, perché Alghero è spettacolare, però vi invito a Florina Singiallo dal 12 al 15 settembre, perché ci sono appunto autori importanti e personaggi molto rilevanti nel mondo della letteratura. Io ringrazio Elia, ringrazio voi per la presenza e gli autori di questa sera. Grazie. Allora, i punti di contatto tra i due festival sono tanti, ma soprattutto sono due degli ospiti della serata. Il primo è Gesuino Nemus, che stasera insieme a Mauro Porcu presenterà Il Catechismo della Pecora, il suo nuovo romanzo, e il secondo è Enrico Pandiani, che è un grande amico del festival e che salirà sul palco con il prossimo incontro. Non vi ruberei ulteriore tempo e passerei la parola a Mauro. Io aspetto il tuo segnale internazionale di tempo di chiudere, quindi mi girerò verso il tuo stand. Sì. Grazie. Prego. Grazie per essere venuti. Sì, io ringrazio Elia e tutto lo staff della libreria Cyrano, ringrazio Gesuino Nemus, ringrazio voi per la partecipazione. Prima di ringraziare volevo dire che io sono venuto qua fondamentalmente perché ho visto nella locandina che mi pubblicizzava, hanno cercato di convincermi e mi hanno detto, quella specie di essere disumano, mi fa: guarda, vieni che c'è Selle Mosca, Frizzantini. Io mi immaginavo Suino, ecco cosa mi hanno dato. È una vergogna. Cioè, questo è l'omaggio. Quindi la vedo proprio. Allora, giusto per rompere il ghiaccio e per fare un minimo di presentazione, perché io penso di aver ignorato una zanzara, scusatemi. Allora, io mi chiamo Mauro Porco e sono direttore di Casamanno, un piccolo museo risorgimentale storico che si trova dietro i bastioni. E dico queste piccole cose su di me, sulla mia attività, per spiegarvi quanto per me siano importanti questo genere di iniziative. Allora, Giuseppe Manno è stato un grandissimo intellettuale del periodo risorgimentale, e tra le tante cose che ha fatto, oltre che uno storico, oltre che un politico, un senatore, un presidente del senato, è stato uno scrittore, un intellettuale ad altissimo spettro. E Giuseppe Manno ha scritto in particolar modo due libri che si titolano Della fortuna delle frasi e Dei vizi delle letterati, che secondo il linguista Bruno Migliorini ci consentono di considerare Giuseppe Manno, il vostro concittadino Giuseppe Manno, il signore della Statua dei Giardini, come uno dei padri fondatori della semantica, ossia quella branca della linguistica che studia il senso e il significato dei segni delle parole, dei testi, delle frasi. È una storia che abbiamo dimenticato colpevolmente, e per apprezzare la portata di questo intellettuale non occorre neanche necessariamente essere filosavoiardi. Lui era molto legato a Carlo Felice, che è stato un personaggio un po' controverso. Comunque, per onorare la figura di Giuseppe Manno e per rendere il museo una, diciamo, un'entità viva, io organizzo un sacco di eventi culturali. Abbiamo cercato di creare fermento culturale a 360 gradi, e per commemorare un uomo che è stato uno scrittore, ma in particolar modo un produttore, un organizzatore di cultura, organizzo tante presentazioni di libri, e credo che presentare i libri sia essenziale. Perché? In genere faccio questo discorso introduttivo quando presento i libri, a prescindere dal genere, dalle graphic novel ai testi di psichiatria, abbiamo presentato tutto a Casamanno, e sono i dati di lettura in Italia che sono sconfortanti. È stato rassicurante vedere tanti ragazzi che leggono stasera. Perché sono mortificanti i dati? Perché i dati sono questi. In Italia il 45,5% della popolazione legge in media 3 libri l'anno, 3 libri l'anno, non 30, 3.
la categoria dei lettori forti, ossia quelli che nello stesso arco di tempo, ossia 12 mesi, leggono dai 12 in più libri, sono meno del 14% della popolazione, il 13,7% grosso modo. 9 famiglie su 10 non hanno un libro in casa. Io mi ricordo una sul Venerdì di Repubblica, tanti anni fa, c'era una rubrica in cui andavano nelle case dei VIP e una delle cose che controllavano era la presenza dei libri. I due appartamenti all'opposto erano l'appartamento di Giuseppe Pontigia, che era una sorta di biblioteca con scaffali di libri fino ai soffitti e scalette con le rotelle in modo che ci si potesse spostare per accedere ai libri, e la casa di Fabrizio Ravanelli, l'ex centravanti della Juventus, che in casa aveva un unico libro, la biografia di Alba Parietti, e lui non aveva neanche letto. Aveva anche la teologia del cinghiale. Esattamente, adesso ci arriviamo. L'hanno mandato via dalla Juve per questo. Non aveva i libri di Gesù non lo chiamavano penna bianca, e già... Voi considerate che la maggior parte delle case degli italiani assomigliano non a quella di Pontigia ma a quella di Fabrizio Ravanelli, che è abbastanza sconfortante. L'Ocse una volta ha fatto partire un'indagine, si chiamava PIA, un acronimo che praticamente era una sorta di questionario al quale hanno partecipato 24 paesi del mondo, compresa l'Italia, ed era un questionario studiato per capire le competenze linguistiche, la conoscenza delle lingue straniere, le competenze matematiche e le competenze in lettura e comprensione del testo dei cittadini di quelle nazioni. L'Italia si è classificata all'ultimo posto dei paesi europei per quanto riguarda la comprensione di un testo scritto, l'abilità matematica, la conoscenza delle lingue, però eravamo ai primi posti per quanto riguarda l'analfabetismo di ritorno, l'analfabetismo funzionale e l'analfabetismo scientifico. Per farvi capire quanto sia delicato, nel 1976 il grande linguista Tullio De Mauro ha condotto un'inchiesta per capire quante parole conoscessero i ginnasiali italiani. Nel 76 i ginnasiali italiani conoscevano 1600 parole. Tullio De Mauro ha bissato questa indagine 20 anni dopo, e nel 96 i ginnasiali italiani conoscevano 600 parole, in 20 anni ne hanno perse 1000. Ed è grave perché, ce lo dice Heidegger, noi pensiamo in base alle parole che conosciamo, il prerequisito per articolare dei pensieri complessi, si spera, è conoscere parole, non ce lo possiamo permettere, quindi leggete tanto, promuovete la lettura, è un investimento che produrrà garantirà dei gran bei dividendi all'essere umano e al cittadino e quindi alla società tutta. Ovviamente leggete libri che formino e leggete libri che intrattengano. La leggerezza è molto importante, non è superficialità, è un'altra cosa. E a proposito di intrattenimento intelligente, io sono veramente orgoglioso e onorato di presentare il quarto libro di Gesuino Nemmi, che se l'è comprato anche Ravanelli, diciamo. Esattamente. Sto poveraccio. Che poi, tra le altre cose, Gesuino Nemmi, che il nome d'arte, nom de plume, come c'è scritto su Wikipedia. Perché da quando bazzico in Francia, poi figura le nom de plume, che bisogna essere un uccello. Quindi il nom de plume di Matteo Loce, che non era uno scrittore, è una slavina, perché ha iniziato tardi, però poi hai preso ritmo e non ti fermi più. Questo è il tuo quarto libro. Sto diventando il coniglio della letteratura, pazzesco. Produco libri più che figli. E poi a novembre, anzi, visto che a novembre esce il prossimo romanzo, tra novembre e dicembre, che si intitola L'eresia del Cannonau, che sarà un libro dedicato al vino, al nostro vino fondamentale. Per quello che io sono venuto, mi hanno truffato perché mi hanno detto che ero sponsorizzato da Selle Mosca, invece l'acqua San Benedetto, cioè voglio dire, è una cosa che non vi perdonerò mai. Comunque, dimmi, a parte il fatto che sono ancora un bell'uomo, dimmi, sì, dove dire. Mi hai colto la sprovvista. Allora, quindi la teologia del cinghiale, o la trilogia del cinghiale, come sì, ogni tanto la sbaglia. Questo è il quarto romanzo. Sì, il quarto romanzo, certo, ovviamente il quarto romanzo. Ti sei sposato alla Elliot, sei fedelissimo all'Elliot, alla Cosa di Sì, ma perché c'è sempre molto del sardo in me, e noi sardi abbiamo altissimo, sembra un luogo comune, però il senso della parola data è una cosa che... E siccome io non posso dimenticare, mai lo dimenticherò, chi ha creduto in me, anche se questo piccolo successo ha fatto in modo che altre case editrici molto più dal fatturato 50-60 volte superiore al nostro mi facessero delle offerte, e io ho sempre detto educatamente no. Cioè, nel senso che proprio non se ne parla neanche. Anche il prossimo uscirà con la Elliot, e anche il sesto. E se funziona così, secondo me, se stai bene con una persona
È come quando una coppia sta bene insieme, no? Cioè si sta bene, mi trattano bene, hanno fiducia in me. E oltretutto io li ho anche ringraziati perché le vendite hanno fatto in modo che nella mia piccola casa editrice molte persone potessero ottenere il posto di lavoro, perché noi editori indipendenti, sai come, noi non è che ce la passiamo molto bene, insomma, siamo come piccoli produttori di vino che vanno in giro per le fiere, quindi riuscire ad essere fedeli senza pensare al denaro, sono a posto così, ho quello che mi serve, faccio il lavoro che ho sempre sognato, perché quando lo fai da professionista è davvero il lavoro più bello del mondo, io lo auguro a tutti quanti, perché vivi finalmente di parole, di fantasia, vivi di ricordi ed è stupendo, soprattutto per uno come me che ha fatto 26 lavori diversi, perché ho iniziato a lavorare a 16 anni, giusto per lo sappiate, non è che sono diventato scrittore a 58 anni, quindi esattamente 3 anni fa. Dopo una vita di grande sacrificio, come il 99% degli italiani, di grandi lavori, sono andato in giro per il pianeta anch'io a lavorare, sono stato migrante, ho fatto di tutto, insomma, fare 26 lavori diversi è quasi un record, il 27esimo dello scrittore, no? Però lo vedo come un lavoro, perché l'unica maniera secondo me per farlo è davvero vederlo come un tuo lavoro. Dunque, tu hai, c'è sempre un intreccio giallo nei tuoi libri, in questo caso ce ne sono due, tra le altre cose, però hai, diciamo che tu sei un giallista tipico, nel senso che solitamente si fa affidamento a dei personaggi seriali, tu ti sei svincolato da questo cliché, diciamo, forse l'unico personaggio seriale è Telebras, dei tuoi libri. Sì, è la comunità, è come dire, Telebras è come se fosse questa piazza qua. Infatti nel prossimo introdurrò proprio la figura dell'agorà, ci sarà l'agorà, tutto diventerà agorà, si andrà in piazza a discutere. Non ripeto mai i personaggi, non c'è nessuno, a parte il barista Samuele Baccanti, che però è l'erede del padre, che è un po' quello che è il parametro K, insomma, della comunità, è quello che inizia le discussioni, ci vuole una cosa. Gli altri, nessun altro personaggio si ripete mai nei miei romanzi, quindi è molto più comodo da un punto di vista del giornalista trovare un commissario comodo, tra virgolette, naturalmente, perché bisogna essere pure bravi a inventarlo. Inventare un commissario, avere sempre gli stessi personaggi che ruotano. Io invece li cambio sempre, in ogni romanzo sono sempre totalmente diversi. Cioè, il mio messaggio è la comunità resta, cioè questa piazzetta resta. Le persone che la popolano cambiano di anno in anno, ogni 2 anni, ogni 3 anni, eccetera, eccetera. Ed è una cosa che è molto difficile, perché difficile, cioè a me viene naturale farlo così, mi piace cambiare. Ripeto, l'alternativa poteva essere quella di ripetere sempre la storia della trilogia del cinghiale, fare gli stessi personaggi, avrei fatto comunque, avrei cercato di fare un buon prodotto, però non era nelle mie corde. Uno dei personaggi del libro è questa bambina brillante, autodidatta, che, diciamo, poi non voglio spoilerare troppo perché è un personaggio importante del libro. Ho trovato dei tratti biografici. Sono persone che, sì, si sono ispirate a una storia vera, una persona che ho conosciuto davvero, in realtà, che parte, fa una scelta di vita a metà degli anni 70, ma abbastanza pesante, insomma, io arrivo a Milano che sono nei pieni anni di piombo praticamente, no? Questa bambina però ha una particolarità, scappa da scuola il primo giorno, scappa dalla Sardegna, da questa scuola di paese, e il libro è una continua riflessione del suo maestro, che ad un certo punto il succo è questo, farà di tutto perché capisce che questa bambina è davvero, ha davvero delle doti particolari, una fantasia particolare, un modo di porsi particolare, e lui le vorrà bene per tutta la vita, pur riuscendo solamente a convincerla a fare l'esame di quinta elementare, perché poi la perderà definitivamente. E però si chiederà sempre, perché questa, io ho formato per tutta la mia vita che cosa? Studenti che poi sono diventati, hanno fatto di tutto nella vita per bregare una carica o un lavoro manageriale, eccetera, eccetera, quando invece l'unica che davvero
mi ha fatto capire l'importanza dell'insegnamento è stata questa bambina così ribelle all'insegnamento. Lui per tutta la vita, perché sarà per lui un grande successo riuscire a convincere almeno a riprendere gli studi, perché alla fine dei suoi giorni il maestro Marcellino Nogues si porrà questa domanda, la porrà anche a voi, a chi legge. Forse il lavoro vero degli insegnanti è quello di convincere chi non vuole studiare, perché se uno sai va a scuola come facevamo noi, pieni di voglia, è anche bellissimo insegnare così, ma la vera difficoltà sta nell'insegnare, nel convincere una persona che scappa regolarmente da scuola, costringere ai libri, costringere a studiare, e poi il finale non si può svelare, però è la forma giallo, ecco, io uso il giallo, chiedo scusa ai giallisti professionisti, non è un giallo, infatti non c'è mai nessuno che ha letto i miei libri, sa che non c'è mai nessuno che risolve i casi, è quasi sempre il lettore che è guidato, è la follia della comunità a risolvere o a indirizzare il brigadiere di turno verso un eventuale colpevole. Non c'è mai un'indagine, nei miei libri per essere un giornalista manca la cosa fondamentale, non c'è mai un interrogatorio, potete notare, non c'è mai una missione di colpa da parte di nessuno, ci sono solamente i sentiti dire, il parlare, un po', insomma. Poi chi conosce anche la situazione Ogliastrina sa che abbiamo avuto 16 omicidi in 10 anni e non c'è mai stato nessun avviso di garanzia, ecco questo per dire, sai quando ti dicono ma voi romanzieri esagerate la realtà, li metti davanti all'elenco degli omicidi dal 2004 in poi, ho detto va bene, cioè io anzi ne ammazzo uno ogni romanzo, questi ne ammazzano uno ogni settimana praticamente, quindi non è che... Sì, infatti l'osservazione è quella che... È una società durissima, il maestro dipinge una società durissima. La vera società nostra, che non è fatta di... è fatta di continua fatica, di genitori che si massacrano per mandare a scuola i figli, che fanno debiti, è così, è la nostra società, perché l'istruzione è un valore importante, però questa bambina con il suo talento da autodidatta si dimostrerà probabilmente, e il maestro si innamorerà quasi proprio di questa vita avventura, di questa persona che si... proprio l'autodidatta che si forma da sola e nonostante tutto riesce, vabbè, ne farà di cotte e di crude, però il maestro dice ma io forse avrei voluto averne tante così, che amassero la libertà. Sì, nel fatto che lei si sia formata da sola, c'è qualcosa di tuo? No, guarda, io sì, all'inizio sì, però io ho fatto, pur lavorando comunque, ho fatto la maturità, mi sono iscritto all'università, lavorando in fabbrica tra l'altro, quindi è stata una cosa molto pesante, facevo due esami all'anno ma li facevo, ecco, cioè, quando uno finisce diciamo che quasi pensionato è meglio non pubblicizzare i titoli, però la verità è che sai, anche lì, ecco, le mie scelte sì, in questo senso io della mia maturità che nel 77, questo te lo posso dire, sono stato l'unico a iscriversi a filosofia per 30 anni fino al 2007, cioè, io sono stato l'unico, tutti i miei compagni di classe sono iscritti a ingegneria, a medicina, io l'unico a filosofia. Una volta incontrato il vecchio preside, che ha detto si ricorda di me, me l'ha detto in Ogliastrino, lo capite se lo dico, e come ti va? Vado, se è una parolaccia, scusate, come ti va a mindischesci nessuni budonto che sei iscritto a filosofia? Perché io non ho mai visto, pur essendo il più povero di tutti veramente, non ho mai visto lo studio come una forma di revanchismo sociale, l'ho visto semplicemente per il mio benessere personale, e così è la scrittura. Dovevo lavorare perché il destino mi ha assegnato questo in quota, essendo il più grande di 6 figli, quindi ho capito subito a 15-16 anni che dovevo pedalare, di lavoro da noi non ce n'era, quindi dovevo uscire, girare, conoscere, lavorare anche in altri paesi, e l'ho sempre fatto, però tenendo sempre davanti, facendomi sempre accompagnare dai libri, questa è stata la mia passione ed è quello che mi ha salvato. Chi ha letto la teologia del cinghiale sa che c'è solo una frase che amo davvero in quel libro, i libri sono, no, non è stata la scrittura ma la lettura a salvarmi la vita, lo scrivo proprio, cioè mi ha insegnato l'umiltà, io ho letto di tutto, è lo studio, perché
Quando si lavora in fabbrica a fondere la ghisa, posso garantirvi che stare a aprire un libro di Martin Heidegger o di Edmund Husserl dopo 12 ore di lavoro, posso garantirvi che già solo aprirle è un gesto di eroismo, perché crollavo. E quindi da allora, per esempio, la gente si stupisce perché mi chiamano, mi potete chiamare alle 3 del mattino, io vi rispondo, vi avverto. Se mi agganciate su Facebook, mi scrivete alle 3 del mattino e vi rispondo, perché io sono abituato, siccome lavoravo tutto il giorno, a studiare, quindi anche scrivere. Io scrivo dalle 3 alle 8 del mattino, quindi potete anche telefonare a casa che vi rispondo. Sono proprio, ho questi orari che sono assurdi per la gente, infatti mi dicono sempre: ma che mi chiami alle 4? E sono abituato così. Se vuoi ti chiamo alle 4 del mattino, altrimenti poi... Quindi ho comunque, ho amato tanto i libri, veramente, ma tutti. E tra l'altro sono anche, non ho mai parlato, nessuno dei miei amici si ricorda, infatti un giorno uno mi ha detto: non ti ho mai sentito parlare male di un libro. Io anche di libri che mi sono piaciuti, che non mi sono piaciuti, perché capita anche che non piacciono i miei, però in pubblico non ne parlo mai male, non critico mai, piuttosto dico: lo devo rileggere. E ho scoperto che facendo questo non esistono libri brutti, esistono davvero solamente i nostri stati d'animo, che sono belli o brutti. Io faccio sempre l'esempio dei Promessi Sposi. Al liceo era il libro più odiato da tutti quanti, perché ti ci interrogavano, se non ti ricordavi il capitolo terzo prendevi 4, e lo odia anche grazie a Deledda. Tutti i libri che vengono che sono materia di studio, ti fanno quasi odiare la tesoro, perché sono fonte di interrogatorio, di angoscia: oddio, non l'ho studiato, ma adesso se mi chiede dell'innominato, cosa gli dice l'innominato? Cosa no? E regolarmente te lo chiedeva. Allora, l'innominato nel caso... Ah, morti. Poi lo rileggi a 40 anni e dici: cosa mi sono perso? Perché quando lo leggi, quando leggi di tua spontanea volontà, di tua sponte, qualsiasi libro lo trovi interessante. E da quel giorno lì ho capito che sono i nostri stati d'animo. Magari leggi un mio libro in un momento in cui sei così, hai i tuoi problemi, e lo chiudi dopo 3 pagine. Magari lo leggi in un momento in cui sei un po' più rilassato e magari lo apprezzi. Questa è la cosa che ho imparato, e non ho mai parlato male, mai, mai, me l'hanno anche chiesto molte volte di recensire altri libri. Se ne parlo sempre bene, è una forma di rispetto che ho nei confronti di chiunque scrive un libro, perché io ho fatto tanta fatica a farlo, quindi so la fatica che uno fa. Se tra di voi ci fosse qualcuno che ogni tanto magari vorrei scrivere un libro, io so la fatica che si fa. Conosco i no, conosco i silenzi delle case editrici, le conosco molto bene, quindi se posso cerco sempre di aiutare, di spiegare, di dare degli indirizzi giusti, lo faccio sempre con tutti. Visto che prima hai detto una frase in sardo, le frasi in sardo del libro vengono subito, nel momento in cui i personaggi le pronunciano, vengono tradotte e la traduzione segue la frase in parentesi quadre. È una scelta tua o una scelta degli editor? Allora, all'inizio era una scelta mia, poi perché la nostra è una vera lingua, e come tutte le vere lingue non è intuitiva. Se tu scrivi il sardo devi anche pensare che già, per esempio, per un logudorese capire l'ogliastri, capire il campinanese, non è una cosa così semplice. Quindi io lo traducevo comunque in corretto italiano, perché è un po' come quando leggi le frasi in francese nei libri, o quando leggi le frasi in greco. Cioè, non tutti sanno il greco classico, non tutti conoscono il francese, quindi invece di usare la tecnica delle note a margine, quella della parentesi quadro l'avevo introdotta io, perché non ti fa perdere, se tu quando leggi inizi a vedere l'asterisco che ti riporta sotto, inizi a perdere il filo. Quando invece tu leggi proprio la frase in sardo, tutti pensano, qualcuno ha detto no, la lingua, perché, scusate, io quando studiavo l'inglese, il francese o il greco moderno, mi aiutava tantissimo vedere a fianco la traduzione della frase, a voi no? Cioè, dovevate andare, vedevo, ma guarda, questa frase si dice così, come stai, come sto, cioè, è una maniera
di far conoscere anche la nostra lingua, perché la nostra non è solo la lingua, le nostre sono tante lingue, il gallurese, il logudorese, il sassarese, il barbaricino. Noi non abbiamo un'unità linguistica come sardo, quindi già quando scrivo in campidanese o barbaricino dicevano si scrive uici su sardo, perché lui lo scrive secondo la sua pronuncia. E quindi, non essendoci unità linguistica, traduco sempre. È una forma di rispetto, perché i miei libri li leggono a Roma, li leggono in Veneto, voglio dire. Quindi, anzi, molti lo trovano, a parte qualche purista che dice che comunque la lingua non dovrebbe essere tradotta, ma allora lo scrivo tutto in sardo. Allora, se uno fa la scelta di scriverlo tutto in sardo, mi sta bene, ma se invece usi il sardo nel tempo, un po' come parliamo noi che parliamo sempre il sardo, usiamo l'italiano, intercaliamo la nostra lingua. E secondo me questo contaminare è anche una maniera di evolvere, di evolverla, cioè adesso traduciamo anche termini scientifici, tecnologia in sardo, per cui un po' come il manuale che hanno fatto adesso in latino i cardinali, no? Io amo tantissimo il latino e quindi mi è piaciuto da morire questo libro che hanno fatto, è stato pubblicato 6 mesi fa, con tutte le frasi che usano i ragazzini dette in latino, è godibilissimo, scritto dall'Accademia Pontificia, quindi voglio dire loro che sono i depositari, io poi lo adoro il latino, ma nel prossimo libro tutte le mie citazioni, tutti gli eserga saranno tutte in latino, saranno in latino, in sardo, tradotte dal latino in sardo e dal sardo in italiano. Vi avverto, tutti i capitoli saranno proprio, avranno un inizio con una frase in latino tradotta in sardo e tradotta in italiano, perché la nostra derivazione è quella. Altro tratto distintivo è quello di mettere delle citazioni all'inizio di ogni capitolo e ovviamente è molto intrigante, anche perché spaziano da Mad Men a Pasolini, ci sono una varietà di citazioni che è il lavoro che mi costa di più, giusto che te lo sai. La curiosità che io è questa, poi tra l'altro sono citazioni che sono sempre attinenti. Attinenti al capitolo. Ma il difficile non è trovarle attinenti, sì. Perché io poi le cerco dopo. Okay, il difficile è farle sfumare, perché chi lo leggerà vedrà che la citazione, il capitolo riprende l'esergo iniziale e si dissolve alla fine del capitolo, in modo che la fine del capitolo dia l'inizio, cioè sia l'esergo dell'altro capitolo. C'è una cosa complicatissima da fare, perdo veramente molto tempo, però mi piace così, che ci posso fare. La mia direttrice editoriale mi dice che se ne potrebbe fare a meno, però a me piace così, è un lavoro, già scrivere non è un lavoro semplice comunque, anche se è il lavoro più bello del mondo, però riuscire ad arricchirlo anche con questi, io scrivo con, cioè scrivo con tutte le citazioni nei miei libri ormai, è notorio, ci sono citazioni che vanno da De André a Brassen, che fanno parte dello stesso capitolo, quindi non è che sono così buttate lì, vanno proprio, quindi si va da Paolo Conte, si va ai Dick, si passa da Hume, si va a Locke, cioè ce n'è di tutto, ogni capitolo, come dire, scrivo con tutte le persone che mi sono piaciute. È un grande lavoro di solitudine, chi è sempre stato solo per molti anni nella vita, come è capitato a me, ha tanti amici che sono invisibili, e nel mio caso sono stati i libri. Libri e la musica, tu sei un musicista e quindi sai quanto sia importante la musica, che io lo sono stato, quindi sappiamo quanto sia importante. Io ancora adesso scrivo quasi sempre, prendo sempre così come riferimento qualche canzone di De André, qualche canzone di Paolo Conte, di Vecchione, che tra l'altro è un mio amico, faceva parte della giuria che mi ha dato il Campiello, quindi ci sono sempre tutti quelli che fanno, non sono però buttati lì, cioè prima faccio il capitolo, poi cerco con tutte le mie reminiscenze di trovare qualcosa di attinente, perché quello è il difficile. Sì, poi senza distinzione tra cosiddetto alto e basso, sì. Tutte le cose che mi sono piaciute, che può essere la frase di un pastore analfabeta che mi è piaciuta, che ho cito, o anche qualche frase, sai, quegli anonimi che scrivono sul muro, io purtroppo ci scrivo anonimo, frase letta su un paracarro, per esempio, dice frase letta su un paracarro, non so di chi siano, quindi
per forza di cose, per non appropriarmi, perché è una cosa che non farò mai, per quello, cioè non è proprio un'esibizione, è proprio la citazione, è una forma di umiltà, perché tu citi con nome e cognome che l'ha detto, quindi non ti stai appropriando del suo pensiero, semplicemente prendi la sua frase. Per esempio, nei bambini sardi che non piangono mai ci sono tutte le citazioni di Simon Mossa, di tutti i padri dell'indipendentismo sardo, sono addirittura citati, sono andato a recuperare delle intere frasi dette, quelle che in sardo si chiamavano le parlate, i vecchi comizi elettorali, no? Che Savarlada ha fatto una parlata, no? E sono andato a vederli, infatti Ollolai, per esempio, di Simon Mossa, oppure dei monarchici che lo contrastavano, quindi è stato complicatissimo, eh? Ci vedevo quasi più di un mese solo da fare. C'è una parte del libro che mi ha incuriosito moltissimo, ho stuzzicato molto la mia curiosità, ne stavamo parlando prima di iniziare l'incontro, ed è questa. Uno dei personaggi, si può dire chi fa il chirichetto nel... Sì. Allora, Gesù non è scompare nel libro, e fa il chirichetto. No, faccio il sacrista, perché sono senza lavoro a 60 anni. Sì, vabbè. E siccome a Telebras arriva il prete nero, perché non ci facciamo mancare niente, cioè, nessuno vuole fare il prete a Telebras, allora accetta solamente questo prete, che diventa, entra a far parte della comunità. Sì, entra a far parte della comunità. Una delle cose che mi ha stupito è la competenza con la quale tu descrivi gli strumenti di lavoro. Mi ha fatto venire in mente, avete presente quando 007 va a rifornirsi degli armamentari più sofisticati e gli elencano le specifiche? Però, diciamo, fate il parallelo in ambito ecclesiastico. Aspersori, eccetera, cioè, perché il con prete, le specifiche tecniche. È perché il prete gli dice, vabbè, c'hai 60 anni, io sto cercando lavoro. E allora il prete gli dice, vabbè, ma tu non l'hai mai fatto. Come non l'ho mai fatto? Non hai esperienza per pagarlo di meno, naturalmente, perché lui mette sul cartello, cerca il sacrista, paga in elemosine. Allora detto, vabbè. E allora lui elenca tutte le cose che sa fare, no? E dice, questo adesso è stupito, detto, non so, ho fatto 8 anni chirichetto. Lui gli dice, me le ricordo ancora tutte le cose dove sono, quindi dimostra a suo modo una competenza, che il gesuino riserva sempre per sé le parti più scalcagnate, anche questa è una particolarità, cioè il lavoro che nessuno vuol fare, tipo il sacrista oppure non so altre cose, e le fa sempre il gesuino, perché è così. Uno dei, diciamo, delle caratteristiche, diciamo anche tecniche della tua scrittura, è che sì, molto efficace nel cambiare radicalmente il registro a seconda della tecnica narrativa che ti serve in quel momento. Ci sono degli scambi di battute veramente folgoranti, soprattutto nel bar di Samuele, e ci sono frammenti del libro raccontati in maniera totalmente diversa. Ad esempio, tu, quando il Catechismo della Pecora, che è un memoriale che lascia il mentore, che lascia il maestro, adotti una sorta di flusso di coscienza ininterrotto. Sì, sì. E hai veramente, sei molto abile nel cambiare registro narrativo. C'è l'alto e il basso, no? Molte volte a me piace sempre anche. Gli altri libri c'è sempre l'alto e lo zenith e il nadir della persona umana. Basta prendere spunto da noi stessi. Noi non sempre facciamo discorsi elevati, voglio dire, cioè non è che ci capita di parlare ogni giorno dell'ermeneutica o della teologia, no? Sappiamo anche cazzeggiare brillantemente, cioè, quindi ci sono dei capitoli dove il maestro riflette, seguiti da capitoli dove c'è una roba da delirio totale, cioè, quindi anche il linguaggio si adegua, perché ragazzi, io adesso, senza fare nomi né cognomi, che non parlerei male, ma non si può far parlare, non so, ambientare un romanzo tra i pastori dell'Ogliastri e della Barbagia e far parlare esattamente i pastori. Oh, Bacchisio, ho visto il tuo gregge stagliarsi sullo skyline dell'orizzonte, pagando mai. Ma voi li avete mai sentiti? Mio padre era un pastore analfabeta. Sono due chicchi di grandi, ne erano tutto il calendario del Rastimusu, ma in ordine alfabetico, perché lui era così bravo a farli, ma neanche i toscani lo battevano, che li faceva in ordine alfabetico, neanche in ordine di calendario, che è difficilissimo. Cioè, mentre invece, cioè il mondo, la curiosità, io sono sicuro che chiunque segua questo processo, che sia, troverà sicuramente la... Dirà, ma è così che si scrive? Cioè, se tu devi far parlare due persone in un bar, no? È chiaro che il linguaggio del bar è fatto di interruzioni, di click, di clack, cioè ci vuole curiosità, no? Io e te siamo seduti al bar, non è che stiamo parlando di
Quando invece poi fai parlare, non so, due filosofi è diverso. Cioè, studiare, secondo me, sta cosa qua viene facile a chi ha letto tanto. Chi ha letto tanto ha una particolarità, evita il più grande rischio che possa correre uno scrittore, che è quello del plagio. Molta gente, molte volte, a me è capitato di leggere, perché io ho fatto anche, allora mi è capitato di leggere un manoscritto che iniziava così, giuro che è vero, giuro che è vero, credetemi, perché mi è arrivata questa lettera e fa, leggi questo romanzo, ti prego, lo so che sei impegnato, iniziava così, quel ramo del lago del fiume Mendoza, giuro, che volge un capolavoro di 230 pagine, voi non ci credete, ma è vero, guardate che credetemi. E la direttrice fa, lei è un meraviglioso cialtrone, mi ha scritto, però leggilo, perché era scritto così bene che io me lo sono davvero, è perfetto, no? Per esempio Don Rodrigo era diventato Don Bacchisio, cioè di tutto, i bravi erano chiaramente dei Palentes, l'innominato era diventato Cussumi non si vuol di Nai, era i promessi sposi in sa. Allora io ho detto, guarda, Loretta, gli ho detto, se questa è una parodia, giuro, lo pubblichiamo, perché a me piace il genere parodia, no, se uno fa una parodia, vi ricordate, non so, il quartetto Cetra, che faceva le, chi alla mia età se ne ricorda, che faceva le parodie, io poi, io ho scritto, stai parlando con uno che ha scritto, non sono degno di Tex, non ti merito più, quindi sono legato con un salame al ballo dei Sioux, siccome non trovavo la rima in X, che è un casino fare rima in X, e l'hanno anche cantata tra l'altro, e quindi voglio dire, questo passare dall'alto al basso me l'ha dato proprio questa, io lo dico, chi ha letto la teologia del cigare lo sa, perché lo dico proprio, perché Gesuino dopo tanti anni dice, ho letto di tutto, dall'ontologia di Heidegger fino alle etichette delle acque minerali. Cioè, quando tu leggi, sei in grado di leggere Topolino o il Corrierino dei Piccoli e contemporaneamente leggere anche l'Isola del Tesoro, quello è questa maniera autoanarchica, cioè anarchica di autoformarsi, questa che il maestro rimprovera di non essere riuscito a dare agli altri. Cioè, leggete tutto senza un percorso prestabilito, non è che uno si deve fare prima tutto l'Ottocento per la letteratura russa. A me è capitato di incocciare a 16 anni nel Maestro e Margherita di Bulgakov, che è il libro che ha cambiato totalmente, che è il libro che io, quando mi dicono sempre qual è il libro più bello, dico il Maestro e Margherita, tu devi gastare da Oichi, perché è la verità, mi insegna la tecnica della scrittura del libro dentro il libro, perché il Maestro e Margherita, e lui, nessuno si inventa niente, è Bulgakov che insegna, cioè che usa la tecnica proprio del libro scritto dentro il libro, quindi contemporaneamente guardavo anche i cartoni animati, cioè questo guarda, se sei in grado, cioè, di guardare i Simpson, per dirti, e di farti una grassa risata, una minchiata che dice Homer, voglio dire, e contemporaneamente di leggere anche dell'alta letteratura, quello ti dà uno stile che davvero può sembrare unico, solo quello. Se sei monomaniaco, se ti fai solamente, non solo letteratura francese, a me capita adesso, da quando sono stato in Francia, di andare in Francia, io faccio citazioni di Asterix e di Gastaldà di Oichi, cioè, qualcuno mi fa, ma lei è come Roland Barthes, mi sono picchiato per terra, ti giuro, guarda che c'è un filmato dell'Act Sud ad Arles, dove ho detto, no, guarda, Roland Barthes lo dice suo fratello, gli ho detto in francese, perché cioè, se ne parla cantare Roland Barthes, cioè, questa, è così, chi legge tanto ed è curioso, ha questa particolarità. L'eclettismo è fondamentale nella scrittura, secondo me, a parer mio, se vuoi essere sempre un punto mobile, devi essere un punto mobile, perché se è vero che un libro, come ormai dicono tutti, non è un libro se ti lascia nello stesso posto nel quale ti ha preso, un libro deve saperti portare da un punto A, portarti da un'altra parte, se ti riporta al punto di partenza, questo lo si è ben pensato, deve farti viaggiare con la fantasia, cioè che è questo, è così anche lo scrittore, secondo me. Essere punti mobili, no? Sai quando vedi l'elettroencefalogramma piatto come il mio, no? Però non riesci mai a prenderlo, capito? E così questa è una cosa che ho sempre pensato.
Lo so che vorresti fare un sacco di domande, ma credo che il tempo sia finito. Ci stanno facendo segni minatori. Mi stanno facendo segno che mi arrestano, non lo so. Dove, Elia, dove sei? Era lui che doveva darci... Come siamo messi? Altrimenti ti faccio una domanda. Tu, oltre che un lettore appassionato e compulsivo, sei... Cioè, facciamo in tempo? Non so. Ultima domanda. Sei anche un musicista? Aspetta che mi metto le cuffie. Ok, perfetto. A 30 secondi. Lei è anche un musicista. La musica è un dono di Dio, io l'ho avuta da bambino, figlio di genitori analfabeti, voglio dirlo, e ho avuto questo dono infinito, di riuscire a riprodurre qualsiasi tipo di suono. È una particolarità, chi mi conosce sa che non mento, otto anni suonavo l'organo nei matrimoni, cioè suonavo l'organo a canne, proprio leggevo la musica, ho imparato da solo, così è un dono, non si può spiegare perché è questo. Volevo chiederti questo: il fatto che tu sia anche un musicista, abbia consuetudine con la musica, ti ha aiutato a trovare un tuo ritmo? Perché la tua scrittura ha ritmo. È un 5/4. Anzi, io direi, guarda, siccome tu lo sai perché te l'ho detto prima, io amo, ho suonato e suono ancora ogni tanto per diretto la chitarra flamenco. Il flamenco è la cosa che più mi ha appassionato fin da bambino ed è la musica che mi ha accompagnato sempre. Ed è un genere abbastanza non molto praticato in Sardegna, perché noi lo vediamo come fandango quando studiamo i Gypsy King e pensiamo che sia tutto... Ma è una tecnica complicata. Diciamo che tu lo sai che... Il flamenco è il tempo più complesso che si possa, è un 12 ottavi. Solo uno mi ha detto, vi giuro, è stato un critico, che d'altro non ho parlato una cosa, però mi è piaciuto perché sembra proprio il tuo libro, se dovessi dare un ritmo, è un 12 ottavi. C'è il ritmo lungo della buleria, dove non ci si ferma quasi mai. Capitoli brevi, apposta per non perdere il ritmo, perché questa è la mia tecnica, cioè... Io ho sempre amato i capitoli brevi di due pagine, tre pagine, in modo che la tensione non scenda mai e tu sia praticamente, anche per quando scrivi, ecco tutto qui. Se fosse un musica, tu pensavi un 5/4, io direi un 12 ottavi, è un 12 ottavi, è un ritmo lungo, è una bulleria. Chi ama il flamenco mi capisce subito, chi non lo ama magari no, però è proprio... È come se danzassi io con i miei personaggi. Io terzinato, che questa è la base del blues anche. Sì, però è un ritmo lungo quella della boreria, sono 12 ottavi, non sono 3 ottavi. Cioè, alla fine è questo ritmo continuo, questa follia, perché il flamenco poi alla fine è estenuante, è una musica che ti demolisce anche fisicamente, sia a suonarla, perché è faticosissima, che a ballarla e soprattutto a cantarla, ed è l'unica cosa che possa rassomigliare al canto in re. Chi ha letto la teologia del cinghiale sa che io proprio il capitolo quarto, proprio il titolo è l'eresia del canto in re, perché anche il canto in re sardo è un'eresia della musica, e tale lo considero, così come il flamenco, perché è un ritmo che pochissimi possono, solo le persone più sensibili e colte possono. Dopo questa cosa non ci vediamo a piangere. Io volevo tanto farmi ridere, pensavo, ripeto, Selle Mosca, non c'è il direttore commerciale di Selle Mosca, c'è un Rosatello, niente, cioè non mi hanno offerto niente, voglio dire. Lì ci sono delle bottiglie. Me ne torno al Cannonau di Erzo, volevo dirvi questo. Comunque, Gesuino Nemos, il catechismo grazie della pecora mille, grazie, grazie. Lo stand della Sera 2 lì, compratelo, leggetelo. Grazie. Grazie mille.